Ecco qua, ci siamo, prima puntata di recupero di un'estate al mame, ormai siamo i primi di settembre, ma l'estate non è ancora finita, anche se il tempo dice il contrario. Cosa giochiamo oggi? Oggi giochiamo un gioco che è praticamente una blind run per me, se non per i primi minuti di gioco che l'ho dovuto testare. Un gioco della Gaelco del 94, adesso intanto avviamo. Un gioco che si chiama spagnolo, perché la Gaelco è spagnola, di nome... Oh, che è successo? Alligator Hunt. Infatti, se vedete queste illustrazioni laterali, sono prese da un flyer della loro lingua madre. Infatti, tipo l'unica ultima speranza. Tipo, c'era scritto ok. La Gaelco. Cosa ha fatto la Gaelco oltre a questo? Tanto di questo cabinato ce ne sono pochissimi esemplari, mi pare di aver letto. Tanto che c'è la presentazione, attivo un attimino la chat. Abbasso un po' da me. E cosa succede? Alligator Hunt. Praticamente di Barcellona c'è scritto proprio questa casa. Parte un intro. Lo vedo per la prima volta con voi. Fighissimo, cazzarola. Guarda che bei sprites. Ecco qua. E a risolvere la situation questa volta sono i Skateboard Kids, ho letto. Cosa succede? Gli alieni attaccano e sta a questi ragazzi difenderlo. È uno shooting gallery, cosa significa? Tipo come fosse Blood Bros e Cabal, i più famosi, i più vecchi. E quindi abbiamo un personaggio verso di noi e spara attraverso lo schermo. Mettiamo un po' di creditini e andiamo a giocare. Guardate già la partenza, bellissimo, quella del tizio dall'altra parte del monitor. Ho fatto solo i primi minuti, solo per aggiustare l'emulatore. Sembra veramente figo. Adesso vi spiego anche. Esatto, un po' anche alla Wild Guns, che è il mio shooting gallery preferito, anche uno dei miei giochi preferiti di un tempo. Da cui ho comprato anche la versione Reloaded per PS4. Wild Guns era uscito, mi pare, della Natsume per Super NES, bellissimo, quanto mi piaceva. Questo è similare, quando teniamo premuto il pupetto non si sposta e possiamo schiacciare l'altro bottone per fare il salto, mentre quando non spariamo possiamo muoverci liberamente. Che mi piace abbastanza, devo dire, questo genere. Ecco, questo ci dà i missili, ho visto, che più li colpiamo più ci danno i missili. Sprite molto belli, anche mi piace un sacco quando spara lui, si vede il riflesso che sflescia, cioè no, il riflesso, l'illuminazione dei colpi che spara. Questo è il primo quadro, poi la situazione si evolve in modo particolare, ok? Ecco, bellissimo già anche sto pezzo. Ah no, posso solo sparare a quelli dietro, solo la testa? Sì. Ah, possiamo sparare pure a questo, perfetto. Questo blind run l'ho aggiunto oggi diciamo, ahia, sono stato colpito. Alla lista perché ho visto un video di Shams Junkie, che se Shams è un'abbreviazione di shoot 'em up, ovvero scritto SHUMPS Junkie, che è uno youtuber che fa vedere questi giochi sparatutto e l'ha messo tra i top. Infatti appena l'ho visto me lo sono subito segnato perché mi sembrava molto figo. Infatti anche graficamente tutto mi sembra molto divertente. Prendiamo un po' di missili. Col terzo tasto sì, lanciamo le bombe, cioè i missili che raccogliamo da questi esserini piccolini. Quindi cosa avete già visto della Gaelco, vi dicevamo? Sicuramente avete già visto i cabinati. Ah, guarda, qua sale sulla stonave, bellissimo. Tipo di Radical Bikers, quello che da noi, non so perché, a volte alcuni amici miei lo chiamavano Speedy Pizza, quello della Gaelco. Che tra l'altro si può emulare tranquillamente, però siccome devi simulare lo sterzo è difficile. Qua già cambia genere il gioco, c'è questo minigame che
che a 2,80 decolliamo. Io la prima volta avevo fallito, però se un attimino stiamo attenti. Ecco, ah, possiamo decollare, perfetto. E qua è tutto un evolversi adesso. Cioè, sta chitarrata che sinceramente un po' mi dà fastidio ogni tanto. Cioè, le musiche potrebbero essere belle, ma non so se è un errore dell'emulatore, ma penso sia così in originale. Che sembra un po' troppo elevata rispetto ai suoni degli spari. Allora, posso colpire anche quelli in fondo, però i bonus vanno raccolti qui. Aia. La stonare, ho visto che quando si sposta fa comunque la capriola, che è la capriola anche quando spari, fa così. Ok, primo boss, adesso spammerò i missilozzi. Via via, non ho fatto in tempo. Perché a volte non sembra infliggergli granché, devo dire. Ah, beh, queste si potevano distruggere, tu pensa. Si può distruggere tu, ecco. Si può distruggere tutto. Ecco, io ero arrivato fino a qua a vedere, per vedere che tutto funzionasse correttamente. Ah, ecco, no, la cutscene l'ho vista, bellissima. Pure doppiato. The Mutant Brain, bellissimo. Così. Ok, honey, I'm going to smash them. Perfetto. Quindi let's go. Alta schitarrata. Asteroidi. Ecco, questi ti fanno farmare un sacco di missili. Sarebbe bello portare anche uno sparatutto in stile House of Dead, quindi proprio con la light gun. Ma devo capire come, se è possibile metterla sul PC. Un altro shooting gallery che mi piace, che, no, beh, che non mi piace troppo, però per Neo Geo c'era Nam, mi ricordo. La peculiarità è che noi di siamo non di quinta, ma comunque siamo verso lo schermo e il nostro personaggio si può muovere destra e sinistra. Ok, la lore del gioco, il gioco si chiama Alligator Hunt, che infatti quando stavo cercando le info mi trovava la caccia agli alligatori. Vabbè. Praticamente ci sono degli alieni rettiliforme. Appare la chat, sì, perfetto, oggi funziona tutto bene. Oh, super missile, cos'è? E dei ragazzini sullo skateboard risolvono la situation praticamente. Adesso siamo saliti su una navicella. Ti sei perso la scena del decollo, che si fosse sintonizzato solo ora. Ed è, come dicevo, uno sparatutto non su rotaia ma shooting gallery, che noi stiamo sull'estremità bassa dello schermo e ci possiamo spostare a destra e a sinistra per evitare i colpi. Questo è un gioco spagnolo, siamo nel 94, non so se l'abbiamo detto.
Bimbi. Bellissimo quando schioppano questi esseri, fatto benissimo. Poi chissà se ci saranno altri filmati. La musica è sempre quella, fammi capire. Comunque dicevo anche che questo è per me una blind run, perché l'ho aggiunto a sorpresa nella lista e non ci ho mai giocato. L'ho visto per la prima volta oggi, questa mattina, quando facevo i test. Poi dà gusto un bel po', perché con l'arcade stick è molto reattivo e funziona bene. No, ecco, siamo catapultati fuori. Poi ho letto che la Gaelco è stata assorbita dalla Pico Interactive nel 2020, mi pare, non so. Però non ci sono altre trasposizioni. No, Alligator Hunt sì, forse c'è in una collection, mi pare di aver letto. Chissà se oltre all'astronave poi ci saranno altri veicoli, li vedremo poi. Facciamoci due bombe lì. Comunque è abbastanza semplice. Non mi ricordo se... tipo Wild Guns mi piace molto di più, comunque. Quello è difficile da portare. Che è successo? Ah, ok. No, leggevo una cosa, sì, tanti bot ci sono, no problem. Era solo per capire, allora effettivamente segna quelle cose vere, ma a me fa piacere, uguale, cioè sono importante che ci sia almeno qualcuno, anche se non c'è, se lo riguarda in differita, sempre su, come dire, sempre sull'omonimo canale. Che soccombano. Comunque da giocare è più divertente sicuramente che da vedere, perché con l'arcade stick si mira veramente bene. Poi domani recuperiamo, domani è sabato, forse non so se riesco a fare la puntata, ma c'è un altro gioco. Questo gioco è Rock. Se vendono foto di scale e autobus, esatto. Li ingannerai così. Questo dov'è? Ok. Farmiamo un po' di missili. No. Se non nella classifica di questo tipo aveva messo anche degli spara 2, perché è appassionato, mi sa, degli spara tutto della Toplan, tipo Zero Wing, quelle robe lì. Infatti ce n'è uno che me lo so segnato, che forse ci giochiamo, che è Outzone. Adesso vediamo. Questo comunque ero curioso di provarlo, almeno lo proviamo. Ecco, mi sa, non ho visto il colpo in tempo reale. No, è che roba, due sprite veramente belli. Comunque il gameplay, ho visto, non dovrebbe durare tanto, una ventina di minuti, come al solito, di quei giochi classici un po' curatini. E anche il secondo boss è andato, non so quanti stage ci sono. Mission 2. First, the weapons factory.
Quindi in verità il pezzo con lo skateboard non è altro che una specie di prologo, perché eravamo a piedi. Ah, ok, third target. Adesso mi fa scegliere o no? Always with the same boy. Bello, mi piacciono un sacco questi schermetti qua. Oh, bello. Questi li posso colpire. Ah, quindi tutto si può colpire in questo gioco. È troppo rock questo gioco. Cioè, un po' mi turba sta canzoncina, vedi? Forse gli spara tutto, stavo pensando, non sono troppo divertenti da vedere, però a questo punto era una prova alla cieca e vediamo come va. Poi tanto meglio che non fare nulla, lo carichiamo, se qualcuno mai lo volesse vedere completo. Poi mi sa che su YouTube non so se c'è, no, se completo c'è. Poi mi sa della Gaelco, sai cosa c'era? Tokyo, come si chiamava? Tipo... qualcosa della polizia di Tokyo, così. Non è Tokyo Ghoul Police chiaramente, che è il film, ma Tokyo Police sicuramente, che mi ricordo ci ho fatto qualche partita in una sala giochi. Comunque questi cabinati grossi, cioè, questo non lo so, questo dovrebbe essere piccolo, non dovrebbe avere particolari un cabinato particolare, mi sa che aveva la levetta e basta. Poi la Gaelco ha fatto anche un gioco per GameCube, adesso mi sto ricordando, Smashing qualcosa, tipo Drive Smashing, non so, però non ci ho mai giocato, cioè. Quindi sempre macchine o comunque cose così, tipo Radical Biker, molto bello, però appunto con la levetta non riesco a simulare bene lo sterzo. Anche se ci ho fatto qualche partita, sì, riesco ad arrivare fino a una certa. Io quello lì l'avevo finito per PlayStation 1, quindi dici sì, in qualche modo ci sarà modo di settarlo bene. Poi non ho capito, brutality e efficacy, cioè cosa cambia? Oh, bello il riflesso. Non ho capito... dove devo, cioè cosa devo fare? Niente, sparare come al solito. No. Ah, c'è lui che va con continue che scende. Ah, devo spaccare questo, allora dai. Poi potrebbero mettere, che ne so, più armi, che ne so, c'è sempre lo stesso sparo. Fate il super missile. Chissà perché era piaciuto così tanto, non lo so. Sicuramente visivamente è molto avanzato rispetto ad altri giochi. Comunque siamo già nel 94, è già il futuro praticamente. Wow, spappoleto. Comunque qui anche sprite si vede che sono tutto uno stile differente dalle altre epoche. Cioè si vede che è uno sprite più moderno, quasi, boh, pare quasi renderizzato in certi punti. Poi si vede che non è giapponese il gioco. Oh.
Ma qua devo sempre sparare al centrale, non ho capito. Oppure più ne sconfiggo. Non lo so, adesso vediamo. Vedi qua i punti li devi raccogliere manualmente. A me se sparo quelli cambiava il punteggio. Tipo 2000, a quanto può arrivare? 5000, a me. Let's go. Le animazioni sono molto belle, ecco lui, guarda che figata. Questo mi ha schiantato proprio. Esplode, ok. Ok, non guardavo se effettivamente tutto funziona. C'ho sempre la fobia perché nella puntata scorsa è andata via la chat, non si sa perché, però non ci siamo persi nulla. Poi questi sprite che scalano, chiaramente. Quando si avvicinano. Ok. Bisogna capire com'è sta meccanica brutality efficacy. Ho perso una ciabatta nel. Ok. Quindi adesso è tutto astronavi, pensavo tornassimo sullo skate, magari nelle battute finali, chi lo sa. Combattere alieni con qualcosa di efficace come una nave lanciamissile, sì, anche perché lo skateboard più di tanto non può fare, meglio una mega astronave. Poi bello anche il pezzo del decollo, capito? Parte tutto particolare, poi in verità si blocca così. Cioè nel senso rimane comunque simile, ecco, similare tutto il tempo. Perché questi qui, Shooting Gallery, Tony Hawk avrebbe da ridire, avrebbe grindato sopra le astronavi nemiche. Un'altra volta sto tema musicale. Tipo almeno su Wild Guns, tipo ogni scenario è diverso, cioè sono varie armi. Poi ci sono due personaggi selezionabili. Questo è molto semplice, insomma. Poi anche di difficoltà, non è che io sia morto chissà quante volte. Dove devo sparare? Eccolo. No, le
maledetto. Ho finito i missili, ecco perché non mi spara più. No, adesso chi c'è? Un inseguimento. Ah, fugge nella sua base orbitante, chiaramente. Perfetto. Infatti, boh, tre missioni, molto veloce. Cioè, sti pezzi sono i più belli, mi piacciono troppo, coi briefing. We trust you. Addirittura, il canalone della morte nera. No, fighissimo. Ecco, sono schioppato subito. Sti pezzi così del canalone potrebbero far male agli occhi, cioè come mi ricorda quello su Metal Slug 3 quando vai verso la nave finale nemica, che c'ha lo stesso pattern tutto il tempo, fa venire mal di testa. Almeno questo è un pattern semplice, non è fastidioso, anzi. Esatto, è vero che un po' dà fastidio questa musica psichedelica, sto tunnelone. Mi sono pentito di aver portato sto gioco. No, perché cavolo, a detta di questo tipo sembrava uno dei migliori. No, per carità, sta piacendo, non mi sta facendo schifo. Però è molto ripetitivo rispetto agli altri. Oh, bellissimo. Cioè, poi anche tipo gli sprite sono belli, tipo i cattivi sono fighi, ma anche loro, cioè anche i pattern d'attacco. Ecco, sempre quello. Però è giusto per cultura, lo portiamo. Non fa mai male, tanto esiste, va giocato. Quindi, perché ripeto, sono in blind run, non sapevo cosa aspettare. Non ho capito come posso schivare. Tipo. Ecco, tipo questo. Mi sa che è il boss finale, comunque mi sembra il più efficace di tutti. Dai, almeno due forme deve avere. Mi sembra molto Star Wars questo. Ah, così. Ci sbologna così la Gaelco. Game over. Ah no, c'è un filmato. No, guarda che storia. Ci sono i programmatori. Cioè, sono più belli i video che il gioco stesso. Vado a picchiare chi lo consiglia. Esce Shams Junkie. Non so di che nazionalità sia, youtuber straniero. Comunque ha consigliato questo e un altro. Io ho detto dai, fammi provare questo. Ma comunque da vedere, secondo me. Ecco, la musica assordante di Juan Samarty. Oppure Joan, non so se è spagnolo o no. Juan Samarty. Vado ed eseguo. Con la sua chitarra. Juan con la sua chitarra.
E niente, questo era Alligator Hunt, gioco spagnolo della spagnola Gaelco, dei ragazzini su skateboard che affrontano questi reptilian. Dov'è la N? No, facciamo danno e basta. Guarda, ma neanche primo, capito? E l'altro player dovrebbe essere quest'altro ragazzo con la maglia nera. Però vabbè, i pupetti tutto bello, tranne che un po' ripetitivo anche il gioco stesso, perché il shooting gallery è difficile, tipo anche che è differente da soprattutto su rotaia, come può essere un Panzer Dragoon, robe così. Però ti dico, vi dico anzi, posso schiacciare qualcosa? Il migliore. Ah, beh, ti fa a priori ricominciare da capo, perfetto. E niente, io li metto in pausa adesso appena torna su. Perfetto, basta così. E questo era Alligator Hunt, abbiamo detto, ci vediamo domani con un'altra puntata di recupero di Un'estate al Mame. Cos'è che stavo dicendo di Wild Guns? No, non stavo dicendo niente, mi sto confondendo, perché quando sei live ti confondi. E buona, dai. Yo, buona. E grazie per chi c'è, per chi ci sarà e chi c'è stato. E se potete recuperare tutto all'omonimo canale, come al solito. E buona, e spolliciate. Ciao ciao. No, se vi piace. Buona.